Al telefono Margherita Pepe. Buongiorno Margherita. Buongiorno, buongiorno a lei. Margherita Pepe è una OSA specialistica e lavora con Napoli Servizi. Fin qui tutto giusto, vero Margherita? Sì, Lavoro è un termine che è grande perché siete in ferie forzate da oggi, da ieri e da oggi, da com'è? oggi, sì, no, da oggi, da Da stamattina. stamattina. Siamo stati messi in ferie perché praticamente, come lei sa, hanno ritenuto opportuno toglierci dalle scuole, ma soprattutto lasciare i bambini con disabilità, che la maggior parte di loro iniziavano la scuola proprio stamattina. E Sì. questo è il motivo per la quale ci hanno lasciato a casa, per non farci stare con loro. Margherita, noi poco fa abbiamo sentito una tua collega di vita, cioè un'altra mamma, Teresa, che è la mamma di Giovanni, che ci ha detto che se viene a mancare una figura come quelle che hanno maturato nel corso degli anni esperienza accanto a suo figlio, che è un bambino non verbale, che ha anche difficoltà motorie, che cosa succede? Quale sarebbe stata, Margherita, la tua giornata di lavoro e quella delle tue tante colleghe questa mattina? Allora, stamattina avremo accolto i bambini come facciamo sempre e penso che molti di loro, se non vedono la figura di riferimento che siamo noi, come diceva la signora da anni, molti si rifiutano di entrare a scuola. Quindi Ecco. noi stamattina stiamo creando un disagio ai bambini in primis, poi ai genitori, ma anche alle scuole, perché veramente vanno in difficoltà per far sì che questi bambini entrano, perché molti si rifiutano, perché lei deve sapere che questi bambini sono soprattutto abitudinari e quindi fanno capo alla figura di riferimento. Certo, stiamo parlando, perdonami Margherita, di bambini diversamente abili, che non è un termine che arrotonda il loro disagio, ma lo Assolutamente. esprime. E lo esprime dicendo che se un bambino ha tutte le funzionalità, può durante la giornata affrontare qualunque tipo di avvenimento, ma se invece alcune cose gli sono negate per patologie o per difficoltà, c'è bisogno appunto di quella routine di cui tu Esatto, parlavi. esatto, esatto. Ah, è da non togliere poi il fatto che molti hanno frustrazione, quindi iniziano crisi, qualcuno diventa anche aggressivo. E noi negli anni, con l'esperienza e con la professionalità, abbiamo sempre cercato di attutire e di mantenere questi bambini quanto più calmi possibili. Senti, Cioè noi abbiamo qui davanti una lettera. avevamo un modo per poterli calmare e tranquillizzarli. Ecco, Siete questo. quelle figure di riferimento che dopo la Esatto. famiglia e insieme con il corpo docente, in questo caso gli assistenti e gli docenti di sostegno, aiutano a svolgere la giornata educativa. Allora, io ho davanti, e poi concludo e ti lascio, una lettera che l'assessore Trapanese ha scritto al direttore scolastico regionale e a tutte le scuole. Legittimamente dice: con grande rammarico apprendo che all'apertura delle scuole per l'inizio del nuovo anno scolastico un numero elevato di bambini con disabilità non ha potuto iniziare l'attività scolastica per la mancanza in classe dell'insegnante di sostegno. E ci sono numerose telefonate da dirigenti scolastici che lamentano la mancanza a scuola di operatori scolastici. Naturalmente le figure sono due. E le vogliamo ricordare, quelli che vengono definiti gli assistenti materiali, accompagnare dentro, fuori scuola, eccetera, e poi ci sono le figure specialistiche, come si definiscono Margherita? ASAC, OSACOM o sbaglio? ASACOM, allora ASACOM. noi l'assistenza materiale è dal 2001 con una nota del Ministero, la 3390, che stabilì che, perché noi abbiamo iniziato come assistenti materiali, però nel 2001 questa nota ministeriale stabilì che questo profilo andava in carica diciamo, al personale ATA delle scuole statali. Quindi noi, il regime dal 2006 abbiamo iniziato a fare la specialistica,
ovviamente con una formazione che ci è stata data dalla Regione Campania, con un protocollo di intesa tra Regione e Comune. Non è che noi ci siamo inventate così, certo, o che abbiamo deciso noi di fare un altro tipo di mansioni. Quindi a me, io sono rammaricata che l'assessore trapanese dica questo, perché veramente allora significa che in tutti questi anni non si è capita quale era la nostra figura e cosa noi facevamo nelle scuole, ma questo è ancora più grave, perché noi siamo un personale che è stato pagato sempre dal comune. Senti Margherita, per concludere, ieri avete avuto un incontro con il direttore generale, naturalmente i rappresentanti sindacali di lavoratrici e dei lavoratori di Napoli Servizi hanno avuto un incontro con il direttore generale del Comune di Napoli, Pasquale Granata. Ecco, esatto. Che cosa è maturato e che cosa farete, visto che siete oggi in ferie forzate e non è certo quello che immaginate per il vostro percorso di lavoro? Assolutamente no. Sì, si è arrivato, allora, si è arrivata alla conclusione che dovremmo passare tutte le scuole comunali, perché verranno affidate tutte le scuole comunali, tutti il comparto scuola comunale a Napoli Servizi. Per fare cosa? E questo non siamo ancora arrivati alla conclusione. No, non ho capito, me lo ripeti, non siamo ancora arrivati alla conclusione. Diciamo che qualcuno dovrebbe fare il collaboratore, si parla di assistenza tecnico insomma, nell'amministrazione, ma queste sono tutte insomma, cose che ad oggi si sono parlato. Cioè, io so quello che andrò a fare quando mi faranno perché dopo tutte le promesse che ci sono state fatte fino all'altro giorno che noi restavamo nelle scuole a fare la specialistica facendo facendoci prendere una riqualificazione che l'ASACOM che voglio dire è un titolo anche inferiore a quello che abbiamo fatto noi, vabbè, ma questo non sono io a giudicare o a poter dire queste cose. Margherita, ci fermiamo qui. A proposito, grazie di essere stato con noi, grazie anche alla tua collega Pina Castellano, non siamo riusciti a sentirla, ma naturalmente nei prossimi giorni ci torniamo. E intanto per